Sono Andrea Molinari, veterinario nutrizionista. Mi occupo di gestione della nutrizione presso gli allevamenti di bovine da latte. Valutazioni periodiche degli alimenti utilizzati per soddisfare le esigenze degli animali devono essere fatte e vengono fatte presso le aziende periodicamente per valutare sia da un punto di vista organolettico che chimicamente gli alimenti utilizzati. Un'approfondita e costante conoscenza degli alimenti impiegati in azienda è fondamentale per poter poi soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali nelle varie fasi di allevamento. Quando si parla di analisi, parliamo di analisi che devono essere effettuate presso laboratori dove vengono effettuate analisi chimiche e quindi di conoscenza dei contenuti nutrizionali degli alimenti, ma anche analisi che devono essere fatte presso l'azienda dove questi alimenti devono essere valutati da un punto di vista fisico per l'impiego che ne viene fatto. Devono essere valutati anche l'utilizzo in termini di preparazione fisica dell'alimentazione degli animali. Questo perché anche la struttura dell'alimento che viene somministrato agli animali è fondamentale per garantire la sanità degli stessi. Mi chiamo Francesco Formigoni, sono un medico veterinario nutrizionista di ZooAssets. In stalla il nostro ruolo è quello di, assieme all'allevatore, costruire un percorso di efficienza. Con gli alimenti migliori formuliamo delle diete bilanciate e misuriamo tutti gli aspetti metabolici, sanitari e produttivi della mandria. Questo ci permette di ottenere delle soluzioni personalizzate per i nostri clienti con il fine ultimo di preservare il benessere animale. Sono Marcello Corsini, medico veterinario e alimentarista di ZooAssets. Il passaggio fondamentale della nostra collaborazione in azienda con l'allevatore è l'analisi dei dati tecnici, sia a livello produttivo, a livello sanitario e a livello di fertilità. Questo ci permette di mantenere in continuo monitoraggio l'andamento dell'azienda, poter prevenire l'insorgenza di patologie così come di forme di inefficienza e soprattutto operare scelte più consapevoli per il futuro.